tutti ragazzi, qui è Giuga360 e ben ritrovati nel mio canale. Come potete vedere siamo ancora qui con un nuovo episodio della carriera giocatore su FIFA 15. Oggi andremo a giocare la partita contro il Malaga, la partita di ritorno. E poi, se tutto va bene, cioè se l'allenatore ci schiera in campo, la partita contro il Betis, mi sembra. Esatto. Quindi partiamo subito dalla prima partita contro il Malaga. La partita di ritorno, l'andata è finita 0-0, quindi dobbiamo vincere, perché lo 0-0 è un brutto risultato, perché se pareggiamo 1-1 passano loro per il gol in trasferta, quindi dobbiamo per forza vincere oppure pareggiare 0-0 e poi andare ai supplementari. Però non voglio andare ai supplementari, quindi voglio vincere, quindi vinceremo questa partita e ce la metteremo tutta. Quindi noi ci vediamo in campo, buona visione a tutti, bella! Eccoci qui ragazzi, siamo allo stadio Vicente Calderon e inizia adesso Atletico Madrid Malaga. Cioè il Malaga sta attaccando più adesso che fuori casa che la partita scorsa che era in casa. Una cosa assurda, cerchiamo di non subire gol, sennò siamo rovinati se subiamo gol. Rovinati. Con calma, passiamo, passiamo, dall'altro lato, arrivaci di testa, di rovesciata Gabi, di rovesciata, 1-0, vieni qua Gabi. Bellissimo, guardate, noi ce ne siamo andati benissimo. Poi ho visto il movimento sul secondo palo e poi in rovesciata, gol fantastico di Gabi. Bene così, facci Mandzukic, bravissimo, 2 contro 2. Guardami Mandzukic, devi essere bravissimo. È buona, la finta, proviamo ad andare, perfetto così. Dai, la palla indietro, Ochoa. Accidenti, ci siamo dimenticati il pallone, Mandzukic. È buona, possiamo andare, la finta, ancora Mandzukic, insisti Mandzukic. Bene così, bene così, bene così, la finta, proviamo ad andare. No! Devo tirare, devo tirare. Accidenti. Fine primo tempo. Dobbiamo stare attenti ragazzi, l'1-0 non mi piace per niente, perché se segnano loro passano loro, quindi se ci segnano al 90esimo è finita. È finita proprio. Cosa fai? Perché cambi lato così? Però va bene, dai, ci sta, ci sta. Complimenti a Mandzukic, Koke. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Nessuno in... Dove sei? Dove sei Mandzukic in mezzo? Il destro. Poi non c'ho. Suarez smetti in pallo. Volevo Mandzukic in mezzo che tagliava però. Calcio d'angolo. Guardami sul primo palo. Guardami che buona. Guardami. Guardami prima però. Mandzukic di tacco è buona. Mamma mia, no, non l'ho capita Mandzukic. Dai, stiamo correndo tantissimo. Solo noi facciamo pressing qua davanti però, non va bene così. Torres, siamo troppo schiacciati, troppo schiacciati. Juanpi, attenzione, Insua. Mamma mia. Mamma mia, se fischiava rigore io morivo, morivo qua proprio in live. Attenzione, possiamo andare. Dobbiamo dire recupero. Finisce qua. 1-0 e passiamo noi. Ma che sofferenza. Questo qui è il tabellone in finale, quindi affronteremo il Barcellona che ha battuto l'Atletico Bilbao. Quindi, prossima partita contro il Betis. Siamo stati inseriti nella formazione titolare. Andiamo a vedere la classifica. Il Barcellona è sempre primo con una partita in meno, quindi noi siamo terzi ma abbiamo una partita in meno rispetto al Real Madrid che è secondo, quindi in caso di vittoria andiamo al 57, ma comunque deve giocare il Barcellona, quindi siamo punto e a capo, ma noi dobbiamo vincere. Quindi partita fondamentale, noi ci vediamo in campo. Eccoci qui ragazzi, siamo allo stadio Vicente Calderon, partita importantissima perché dobbiamo vincere qui alla fine del campionato. Secondo me arriveremo tutti quanti a distanza di pochissimi punti, quindi saranno proprio queste partite contro le piccole squadre che faranno la differenza. Attenzione subito adesso, subito attenzione, Reyes, Lolo Reyes, attenzione, recuperiamo palla, poi appoggiamo per Cerci, eh sì è lui, Cerci, 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 tira, Cerci! Mamma mia! Alessio Cerci! Grandissimo! Possiamo andare. Puntiamo e superiamo. Bene così, bene così. Appoggiamo dentro per Cerci. Anzi, Kovacic, che è la seconda volta che lo vedo giocare. Gioca poco. Attenzione! Superiamo 2 giocatori, anzi no, Perquis. Ci ruba palla. Comunque Kovacic, se fossi nell'allenatore lo farei giocare un po' di più, perché è grande giocatore, però è la seconda volta che lo vedo in campo. Attenzione, il pro, no, è da solo! Mamma mia, Oblak! Il paratone, poi sulla traversa, poi ancora! Mamma mia, ma non possiamo correre questi rischi. Era da solo lì in mezzo, era da solo. Guardami Gabi, bene così, possiamo andare, appoggiamo per Cerci. Cerci, è buona, attenzione. Kovacic, Kovacic in destro! Adam, Cerci, Cerci, guardami ancora, Cerci, aspetta che mi stavo inserendo. Arda Turan, Kovacic, Arda Turan, indietro, è buona. Puntiamo l'avversario, entriamo dentro, lo superiamo, c'è il buco, c'è il buco, c'è il buco. Ancora un giocatore, superiamo un giocatore, poi il sinistro, poi ancora, Juanfran.
poi Alex. Kovacic, guardami Kovacic, bellissimo il lancio, bravissimo Kovacic, bravissimo, tu devi giocare sempre Kovacic, attenzione adesso uno contro uno, sinistro, 2-0 Atletico, e andiamo. Ma metà gol è tutto di Kovacic, perché quel passaggio è stato fantastico. Arturan, guardami ancora Arturan, bellissimo il passaggio, non è fuori gioco, non è fuori gioco, per chiudere definitivamente, superiamo il portiere, poi il sinistro, no! Calcio di rigore però, calcio di rigore. Ma solo l'arbitro l'ha visto questo calcio di rigore, però va cerci, volevo andare io. Nel Perugia li battevo io i calci di rigore, peccato, mi piaceva batterli. Perché poi non si può neanche impararli a batterli, perché per batterli, per aumentare le statistiche bisogna tirarli. Se noi non li tiriamo non miglioriamo. Va cerci, traversa. E poi sulla respinta, Arda Turan. Guardami Coca ancora. Bene il lancio, prova a andare. Reyes, dai che sbaglia, però c'è fallo. Stavolta sono d'accordo. Purtroppo c'è fallo e siamo stati sostituiti. Andiamo a simulare la partita. Vediamo un po' che cosa ha fatto la nostra squadra negli ultimi 18 minuti. Andiamo a vedere il calendario. Abbiamo vinto 3-0. Perfetto, la classifica: Atletico Madrid e Barcellona a pari punti, 57-57. Ma attenti anche al Real Madrid a quota 55. Poi guardate lì che distacco. Il Valencia 52, poi c'è l'Atletico Bilbao e tutte le altre, solo 38 punti. Che distacco, davvero incredibile. Siamo a febbraio, vediamo l'ultima partita, vediamo la prossima partita se siamo stati inseriti nella formazione titolare contro l'Atletico Bilbao. Sì. Poi nel prossimo episodio quindi andremo a giocare sia la partita contro l'Atletico Bilbao sia la partita contro lo Zenit. Speriamo di giocare titolari questa volta contro lo Zenit, perché può darsi che se giochiamo questa qui ce la fa stare, ci fa stare in panchina. Però mi è venuta un'idea fantastica, cioè se vedo che la partita ormai è finita, tipo siamo sul 3-0, sul 2-0, mi faccio sostituire, così almeno sono pronto per giocare contro lo Zenit, perché davvero sono partite a cui ci tengo da tantissimo e non voglio stare in panchina, perché da come si è messa adesso ci fa giocare questa, poi con lo Zenit riposiamo e poi ci fa giocare con la Real Sociedad. Secondo me succederà così, quindi io verso il 60esimo della prossima partita contro l'Atletico Bilbao, se il risultato ormai, se la partita è già finita, cioè sul 2-0 più o meno così, mi faccio sostituire. Se no, se tipo siamo sullo 0-0, continuo fino al 90esimo. Quindi per questo video è tutto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di passare sulla pagina Facebook, il link lo trovate sempre qui sotto in descrizione. Ci vediamo con un prossimo video, bella!